Eccoci in diretta come sempre all'interno del Fizz in the Morning. La mattina è bello svegliarsi anche con la voce di un amico. Il nostro preparatore atletico di fiducia è Pierluigi De Pascalis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Parliamo di recupero e quanto è importante oggi, Pier, con te. Il recupero è fondamentale. Mi piace citare una frase che dice: meglio un buon recupero di un cattivo allenamento. Oggi facciamo un'inversione di tendenza, nel senso che noi cerchiamo sempre di segnalare l'importanza degli allenamenti, l'importanza nell'essere costanti. Non facciamo che ripetere quanto sia importante proprio questo, quindi non lasciarsi andare e vincere dalla pigrizia. Però non dobbiamo neanche scordarci di quelle persone, sicuramente c'è una fetta interessante di ascoltatori che si allenano invece già assiduamente, quindi seguono assolutamente in maniera corretta quelli che sono i principi dell'allenamento. Però purtroppo molto spesso capita che proprio queste persone poi non riescano mai a staccarsi invece dal lavoro. Quindi anche quei giorni in cui magari si sentono particolarmente affaticati o proprio non avrebbero voglia di andare in palestra, cercano di vincere questa che non è però una pigrizia, ora vedremo invece di cosa si tratta, pur di andarsi ad allenare. Quindi finiscono col fare un allenamento non particolarmente esaltante, piuttosto che preoccuparsi di recuperare. Ora, quando noi ci alleniamo e i risultati che possiamo avere dall'allenamento, qualunque tipo di risultato noi vogliamo ottenere, che sia di natura estetica, che sia di natura funzionale, che sia relativa ad una performance sportiva, è importante anche il corretto recupero, e così come è importante anche la corretta alimentazione. Molto spesso il fatto di sentire questa pigrizia un po' più pesante non è altro che uno dei campanelli d'allarme che lancia il nostro corpo e quindi cerca di dirci che forse stiamo esagerando, perché l'organismo ha anche bisogno poi di periodi di recupero, ha bisogno di rigenerare se stesso, ha bisogno di ripristinare le scorte di glicogeno muscolare. Non voglio farla troppo complessa, però il recupero è una parte fondamentale dell'allenamento. Quindi se ci sentiamo particolarmente affaticati, forse sarebbe più importante dedicare un giorno, anche due, al recupero piuttosto che andare ad oltranza all'interno della palestra. Per chi ha voglia di approfondire un po' l'argomento, ad esempio, quella che è la legge poi della supercompensazione, cioè quella legge che ci spiega come mai a seguito di ogni allenamento noi andiamo a migliorare la nostra performance, ci chiarisce anche l'importanza dei tempi di recupero. Quindi così come allenamenti troppo diluiti nel tempo, quindi con delle pause particolarmente alte, con giorni di recupero e giorni di recupero, non ci fanno avere nessun tipo di risultato, perché l'organismo è come se non si adattasse mai. Se le pause cominciano a diventare troppo brevi, allora rischiamo di andare in overtraining, rischiamo di andare in sovrallenamento, e quindi piuttosto che avere dei risultati andiamo nella direzione diametralmente opposta. In questo caso andiamo a compromettere non soltanto il lavoro che abbiamo già effettuato, ma compromettiamo anche gli allenamenti futuri, e di conseguenza poi rischiamo di non migliorare mai. Quindi un buon riposo, talvolta un buon riposo, è molto meglio di un cattivo allenamento. Grazie Pier, al prossimo martedì, buona giornata. Alla prossima, un abbraccio.